Brooke avverte i compagni di non nominare con i visoni i samurai o il paese di Wa e si viene a scoprire che quando Wanda parlava di cadavere, si riferiva proprio a lui. Nami e Chopper intanto sono preoccupati per Sanji, ma Ruffy e Zoro non sembrano esserlo dal momento che ha lasciato una lettera. Per fare chiarezza, Nami racconta di come, 11 giorni prima, erano sfuggiti alla nave di Big Mom e avevano raggiunto Zoro il giorno successivo. Nel frattempo giungono notizie che il Duca Cane Tempesta, uno dei sovrani di Zoro insieme a Gatto Vipera, si è svegliato dal coma in cui era caduto durante la rovina di Zoro e Chopper corre a visitarlo. Mentre Law raggiunge la sua ciurma, Wanda, Ruffy ed il resto della ciurma si dirige verso il Duca Cane Tempesta. Durante il tragitto, il visone racconta loro di ciò che ha portato la rovina nel paese, circa 2 settimane prima dei pirati capitanati da Jack, il braccio destro di Kaido, invasero il paese chiedendo che gli venisse consegnato il ninja del paese di Wa chiamato Raizo. Di fronte alla risposta dei visoni che negava ogni conoscenza su dove si trovasse costui, i pirati attaccarono scoprendo che tutti i visoni, donne e bambini compresi, sono abili combattenti. Intanto, Ruffy, pensando ad alta voce, si lascia sfuggire che Kinemon non troverà il suo amico sull'isola. La ciurma zittisce Ruffy e convince Wanda che si stesse parlando di altro. Il gruppo arriva dal Duca Cane Tempesta, ferito in seguito alla battaglia. Egli ringrazia Ruffy e la sua ciurma e racconta di conoscere Shanks addormentandosi poi improvvisamente allo scoccare delle ore 18. Wanda spiega che i due sovrani, siccome sempre discordi, si sono divisi il governo tra giorno e notte, dormendo insieme ai loro diretti sottoposti quando è l'altro a comandare. Wanda riprende poi a raccontare di quando il Duca Cane Tempesta arrivò per fronteggiare Jack. Jack rifiutò l'idea di un accordo pacifico proposto da Cane Tempesta e di nuovo scoppiò un sanguinoso scontro con il Duca che riusciva a tenere testa al braccio destro di Kaido. Allo scoccare delle 18, Cane Tempesta ed i moschettieri si ritirarono per riposare lasciando combattere gli appena destati guardiani della foresta e l'aggressivo Gatto Vipera, aiutati anche dai pirati Art. Dopo 5 giorni di battaglia, Jack ed i suoi usarono un'arma chimica creata da Kaesar paralizzando i visoni ed iniziarono a torturarli chiedendo ancora una volta di Raizo, ma sempre senza ricevere risposte. Il giorno dopo, Jack partì da Zoro per andare a salvare Doflamingo, arrestato dopo essere stato sconfitto da Ruffy, lasciando sull'isola solo pochi sottoposti a finire il lavoro. Il giorno seguente, il gruppo di Sanji raggiunse Zoro e la trovò devastata. Sanji, Chopper e Kaesar, giunti in città, trovarono fra i tanti visoni moribondi il visone Jaguaro Pedro, che li supplicò di salvare le vite dei due re.